La cosa più importante sei proprio tu, l'amore per te stesso. Ti sei mai chiesto che cosa influenza maggiormente le tue scelte, le tue emozioni, il tuo stato d'animo? Beh, sono proprio le persone di cui ti circondi. Noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo maggiormente. Proprio per questo dobbiamo stare molto attenti delle persone delle quali ci circondiamo, perché spesso vogliono buttarci giù. Ricordati che sei tutto ciò che critichi, quindi non perdere tempo. Se una persona ti tradisce, ti delude, ti fa soffrire, non alzare la voce, non cercare nemmeno di capire, allontana chi ti butta giù. Qualcuno un giorno ha detto: è difficile trovare la persona giusta, ma è un errore accontentarsi di quella sbagliata. Le persone con cui condividi il tuo tempo hanno un ruolo fondamentale nella tua vita. Ed è proprio per questo che devi imparare a riconoscere quelle giuste e soprattutto ad evitare quelle sbagliate. Se qualcuno abusa di te, ad esempio, mentalmente o fisicamente ancora peggio, non ha scuse, non ti merita. Magari è una persona cattiva, violenta. Più aspetterai e più questo legame diventerà tossico per te, fino a toglierti tutte le tue energie, energie di cui hai bisogno per vivere la tua vita pienamente. Se capisci che una persona trova ogni pretesto per litigare con te, e se il confronto non è mai costruttivo, ma sempre distruttivo, se ogni scusa è buona per accendere un fuoco, anche quando non ce n'è bisogno, beh, questa persona non fa per te. Se ti senti trascurato e percepisci che non c'è più interesse, non c'è voglia di scoprirsi, vuol dire che quella persona ti sta usando come spalla mentale, come ancora di salvezza, proprio per non sentirsi sola. E attenzione, non sto dicendo che sia una persona cattiva, sto dicendo però che la tua vita è più importante. Devi partire da te. Questa persona, no, non sta aggiungendo valore alla tua vita, semmai sta prendendo. E se una persona ti mente? In questo caso non puoi farci nulla. Ti mente una volta, ti mente 2 volte, ti mente 3 volte, ti mente 4 volte. A quel punto non puoi più andare avanti. Ogni rapporto, sia d'amicizia, sia d'amore, si basa sulla fiducia. E se viene a mancare la fiducia, non c'è più rapporto. Perché quella persona, come sta mentendo a te, continuerà per una vita a mentire anche a se stessa. Se una persona non ti incoraggia, non ti sostiene e cerca di affossarti costantemente, di porre dei limiti alla tua vita, beh, quella persona non ti merita. Non ti merita al suo fianco perché tu sei una persona che vuole vivere una vita piena. La vita già di per sé ci pone dei limiti importantissimi e difficilissimi da superare. E tu intorno a te non meriti questo. Meriti intorno a te persone solari, felici, che hanno degli obiettivi, che vogliono godersi la vita pienamente. Meriti persone che ti incoraggiano, meriti persone che fanno il tifo per te. Meriti persone che non ti buttano giù, ma che ti elevano. Ti elevano per aiutarti a cercare la cosa più importante, la tua massima espressione di te stesso. Ma fallo con il sorriso. Fallo con il sorriso perché le persone che ti buttano giù, le persone che ti pongono dei limiti, ti stanno insegnando una cosa importantissima, ciò che non vorrai mai essere.